Tra i tanti papà che oggi festeggiano con i loro figli, ce n'è uno speciale che purtroppo ha perso il suo adorato Mattia da un anno e mezzo nella maledetta alluvione, ma che continua a parlargli e a raccontargli quello che fa quotidianamente ogni volta che va a trovarlo al cimitero. È Tiziano Luconi, uomo meraviglioso, capace di trovare sempre la forza di guardare avanti con grandissimo ottimismo. Mi sento carico, ho voglia di fare, ho voglia di iniziare progetti, viaggi, sempre con quel sogno in testa, cioè fare qualcosa per questi ragazzini e queste famiglie. E la festa del papà ha tanti progetti che ti dirò al momento giusto, sarai informato, tu e gli amici di Vera TV. Bene, questo mi fa sicuramente piacere. Intanto è passato del tempo, no? E sicuramente sono cambiate alcune cose. Resta il fatto, insomma, che il tuo legame con Mattia in questo giorno della festa del papà è sempre fortissimo. Sì, e gli racconterò i vari progetti e gli chiederò di starmi a fianco. Come trascorre intanto queste giornate? Ovviamente tu sei sempre in sua compagnia e continui sempre a raccontargli le cose. Sì, sempre. Io lo vado a trovare quasi tutti i giorni. E ci parlo, ci chiacchiero, gli racconto le cose, gli chiedo consiglio, e però è un po' di tempo che non so come dirlo, mi dà la carica. Prima magari ero giù, ero triste, adesso appunto ho tanti progetti per la testa, di cui due o tre veramente belli che poi ti racconterò, e appunto mi dà la carica, mi sento pieno di energia. Quindi gli dici che papà è felice? Sì, anche se mi manca molto e, come dico sempre, è una ferita che non si rimarginerà mai, però mi sto rialzando, come sul ring, mi sto rialzando. In questo momento lui, che ti vede così felice, cosa può pensare, anzi cosa pensa di te? Parliamo al presente. Mattia sicuramente pensa che babbo insieme a mamma sono un vulcano di idee, e che appunto io credo che lui voglia questo, è giusto che noi a un certo punto bisogna fare questo passo avanti e cercare di riprendere in mano la vita, perché lui era vita allo stato puro, lui è vita, è gioia, è tutto questo, era un vulcano d'energia, e noi piano piano, perlomeno io, stiamo riprendendo questo, anzi entrambi. Qual è il messaggio che dai a tutti i papà? Innanzitutto un augurio per la festa del papà, e il messaggio è di godervi appieno i vostri tesori più belli, appunto, che sono i figli.